Un caro saluto dal vostro Alberto De Luca. Oggi facciamo un video su come ripitturare casa. Intanto iniziamo con far cadere tutte quelle parti di intonaco che naturalmente vengono giù. Vedete, crepe più o meno grosse, dove ci sono per esempio i montanti dei soffitti, si possono creare queste lesioni. La stessa cosa, per esempio, vedete negli angoli. Ogni tanto, soprattutto le case in muratura fanno dei piccoli movimenti, case di campagna, case che sono state fatte all'inizio degli anni 60. L'importante è far venire giù tutto nell'azione di ripristino degli intonaci. Una volta fatto questo, ecco, io ho fatto cadere tutto sul pavimento, adesso prendiamo una scopa o un aspiratore, aspiriamo tutto, puliamo per bene e iniziamo a stuccare con della malta tutto quello che c'è da stuccare, tutto quello che vediamo che non va. Prima di passare alla fase della stuccatura, è bene sottolineare una cosa. Vedete, qui in questa parte del soffitto può apparire un disastro, quasi come se il soffitto venisse giù. In realtà ho scavato la lesione perché qui c'è una trave in ferro. Solitamente le lesioni si fanno a destra e a sinistra della trave per quando è la larghezza della trave. Allora bisogna scavare, in questo modo come ho fatto io, per fare entrare la malta. Non metto della rete perché in eventuali altre lesioni, che cosa succede? Questa rete scoppia e si fa un bozzo e quindi è controproducente. Allora bisogna scavare in questo modo in modo tale che la malta autoadesiva entri all'interno di queste insenature, così da avere un supporto poi liscio per pitturare. Laddove ci sono questo tipo di lesioni al muro, è bene fare questa cosa senza mettere rete, senza mettere nastro, in modo tale da poter recuperare quanto possibile e per molto tempo il lavoro di pitturazione. Passiamo ora alla fase di preparazione del collante. Prendete un collante, uno qualsiasi, di quello per attaccare le piastrelle, naturalmente uno di qualità. Adesso non vi dico la marca, ma fate voi. Poi vi serve un secchiello e dell'acqua. Vedete, io qui ho messo una piccola quantità di acqua perché il collante di prima mano non richiede una grossa quantità di acqua. Poi a seconda di quanto ne dovete preparare, io ne preparerò almeno, diciamo così, mezzo secchio, perché poi mi deve dare il tempo di stenderla e quindi naturalmente ci vuole tempo per poter fare riempire tutto quello che c'è da riempire e quindi naturalmente che cosa succede? Che prepariamone una giusta quantità. Allora mettiamo dell'acqua, ecco qua, diciamo così può bastare. Naturalmente, se io vado a misurare, guardate, c'è 1,5 cm più o meno di acqua in un secchiello di 5 litri da quello utilizzato per il fissativo. Fatto questo, non buttiamo direttamente il collante dentro il secchio e l'acqua, ma prendiamolo con le mani. Naturalmente io in questo momento non utilizzo i guanti perché ho la macchina da ripresa e quindi si sporcherebbe, quindi guardate cosa dovete fare però. È importante fare in questo modo, vedete? In modo tale che la colla non produce grumi. E piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, ecco, mettete la colla fino a che non si crei una specie di pasta molle. E poi naturalmente mescolate. Quando il contenuto in polvere affiora in questo modo, vedete, l'acqua è quasi tutta assorbita,
Prendete una spatola tipo questa e cominciate a amalgamare il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo e di una consistenza tale che possa naturalmente attaccarsi al supporto murario e nello stesso tempo non cadervi dalla spatola. Fatto ciò, prendiamo la pasta e andiamo, ecco qua, poggiarla direttamente, ecco qua, sulla parte, vedete? Ha già fatto presa, guardate. Poi naturalmente rifiniamo il tutto, sempre con questo materiale, per lasciare un ultimo strato che poi possiamo sovrapporre con dello stucco. Procediamo con una seconda applicazione, ecco qua. Poi naturalmente adesso io ho la videocamera in mano, naturalmente con una doppia spatola riuscirete a fare meglio, però l'idea è quella. Ecco, una volta fatto questo lasciamo asciugare e poi sovrapponiamo con dello stucco. Se sulla superficie restano dei difetti, non preoccupatevi, alla seconda mano si rifinisce. L'importante è non lasciare, vedete, questo materiale in eccesso lungo la parte finale, diciamo così, della crepa. Vedete? Dovete toglierlo, vedete? In questo modo. Per quale motivo? Perché quando andiamo a ripassare lo stucco dobbiamo avere questo effetto qua e non questo effetto qua, questo e non questo. Una volta trattato con la malta colla tutte le crepe, vedete, questo è il risultato a prima mano. Tutte le parti screpolate sono state tamponate attraverso l'utilizzo della malta colla, vedete? L'immagine non è troppo di qualità, ma andiamo a vedere dove avevamo fatto la prima ripresa di malta per vedere che cosa è successo. Guardate, è già indurito. Questo è il vantaggio di riempire con un prodotto collante e non con dello stucco. Abbiamo preparato una base solida sulla quale possiamo adesso mettere uno stucco, ecco questo. Ora, la differenza tra lo stucco e un collante già lo dice la stessa parola, però non è detto che uno stucco non possa essere adesivo, anzi, uno stucco di qualità deve essere autoadesivo. Che cosa significa? Che quando noi andiamo a sovrapporlo su questa base, deve incollarsi su questa base, non deve staccarsi. Per riconoscere uno stucco, se è uno stucco di qualità o meno, bisogna prepararlo e provarlo. Certamente ci sono già le marche che sono di qualità e quindi uno le sceglie, ma se non siamo degli esperti, allora basta provare uno stucco. Certamente uno stucco di 3 euro non può essere come quello di 10 euro, ma spesso troviamo anche degli stucchi da prezzati 10 euro che poi non servono a nulla. Allora, la cosa fondamentale è che quando andiamo a ripassare le crepe che sono state stuccate con una prima mano di uno stucco che è autoadesivo, che cosa succede? Che lo stucco non fa nessuna screpolatura. Uno stucco che non è autoadesivo, appena si asciuga, sfoglia, comincia ad aprirsi. Se noi vediamo questo, è chiaro che non siamo di fronte a un prodotto di qualità. E spesso succede, anzi molto spesso, di avere a che fare con stucchi che non sono di qualità, oppure stucchi che una volta sovrapposti sulla parete, poi quando è finita la pittura, in controluce notiamo le chiazze
dello stucco. Quello è sia un fatto dovuto alla cattiva manodopera, ma è dovuto anche a uno stucco di scarsa qualità. Lo stucco di buona qualità non deve fare vedere le riprese, non deve screpolare, non deve aprirsi, deve essere autoadesivo. Detto ciò, vi faccio vedere una parte che avevo già preparato ieri per farvi capire qual è l'effetto che dobbiamo avere al lavoro finito. Vedete? Questa parte qui era una parte, vedete, si vede che è stata ripristinata, l'intonaco era naturalmente, si era staccato, ecco, si vede tutto il perimetro. Questo è il lavoro ultimato che dovete avere, liscio, completamente liscio, ripristinato, molto solido, non si spaccherà più, a meno che la casa non faccia un movimento, perché è possibile che nelle abitazioni a muratura ciò possa naturalmente accadere. Ma comunque questo è il risultato. Ora, qui è già stata fatta una mano di fissativo, perché una cosa fondamentale è che quando noi finiamo, che abbiamo finito l'opera, bisogna fissare il tutto con del fissativo prima di applicare le due mani, prima e seconda mano, di una pittura, naturalmente sempre di qualità, e avere questo risultato. Bianco, liscio, al tatto, vellutato. Ebbene, carissimi amici, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che sia stato utile a molti, ma vi ricordo sempre che per fare un buon lavoro, un ottimo lavoro, bisogna scegliere un buon professionista, anzi un ottimo professionista che è capace appunto di trovare le migliori soluzioni. Io vi saluto, vi invito, se vi piace questo video, a iscrivervi al mio canale, dove potrete vedere in futuro altri video del genere, e soprattutto lasciare un commento oppure un like. Ciao e al prossimo appuntamento con l'arte del riciclo e non solo di Alberto De Luca.